Come un moderno cattivo, certo mi manca il gatto, ma c'ho il cane. Oggi voglio parlarvi dell'intelligenza artificiale e voglio assolutamente parlarvene dicendo che ha rotto il cane. E lo ha rotto a me perché probabilmente, dico probabilmente, sono il profilo tipo di tutti quei marchettari che mi vogliono vendere dei corsi su come scrivere degli ebook che vendono milioni di copie con ChatGPT o comunque con l'intelligenza artificiale, oppure farmi fare dei corsi di formazione su come si fanno corsi di formazione sull'intelligenza artificiale e così via. Sono bombardato, non so se vi succede anche a voi, ma io sono bombardato da sta roba e oggi sono anche bombardato dai vari allergeni e pollini perché mi hanno proprio intasato ed è solo aprile, immagina maggio, di solito mi veniva a maggio, quindi oggi sono un po' così, sono un po' alterato e devo essere un po' onesto, in questo momento specifico l'intelligenza artificiale mi sta cominciando a fare un pelino paura, non più di quanto me ne facciano i politici, come per esempio per l'ultima proposta di legge che vuole vietare l'utilizzo delle parole inglesi o comunque di derivazione inglese all'interno delle pubbliche amministrazioni con multe e sanzioni che arrivano fino a 100.000 euro. Non sto scherzando. Multe per chi usa le parole inglesi nella pubblica amministrazione, la proposta. Rampelli, multe contro chi usa le parole inglesi nella pubblica amministrazione, proposta FDL, multe fino a 100.000 euro contro chi usa le parole inglesi nella pubblica amministrazione, multa fino a 100.000 euro per chi usa parole straniere, cosa prevede la proposta di legge. Ma non divaghiamo, perché questo governo del Made in Italy infatti ha tante cose, avrebbe tante cose belle da fare, tipo non far scappare le menti all'estero, oppure non far scappare le aziende all'estero dove si pagano effettivamente meno tasse, ma si ferma a fare proposte di legge tipo ma no, la pubblica amministrazione non deve usare dei termini inglesizzanti, quando in effetti anche i dialetti hanno delle basi provenienti dall'estero anche. Detto questo, torniamo, mamma mia quanto mi fa incazzare questa cosa, torniamo all'intelligenza artificiale perché a me fa paura, cioè ve lo dico, fa paura. Ma d'altronde se ci fermiamo a riflettere, io mi ci sono fermato, no? Forse è per questo che vengo bombardato dalle pubblicità, no? Perché facevo anche delle ricerche. Ci sono strumenti che hanno semplificato da una parte la vita dell'uomo e dall'altra ci hanno reso più stupidi. Ora per me l'intelligenza artificiale potrebbe annullare proprio per quanto mi riguarda alcune menti. Ad esempio la calcolatrice. E dite, vabbè ma Nico, la calcolatrice serve per fare i conti, ma non te la fanno usare nelle medie. Alle medie per esempio non la fanno usare, per lo meno non tutti i professori la fanno utilizzare. Perché? Perché devono imparare a fare i calcoli a mente, no? A muovere un po' di meccanismi all'interno del cervello. Più avanti internet ci ha aiutato tantissimo, ci ha velocizzato la vita, ha creato nuovi posti di lavoro, però in effetti ne ha tagliati degli altri, no? Anche per le distanze che è andato un po' a tagliare qua e là. Magari possiamo prendere una persona skillatissima, scusate un termine inglese, no, molto preparata dall'altra parte del mondo e pagarla di meno. Io mi viene da pensare a team di indiani che vengono pagati come uno sviluppatore in Italia. È la pura realtà, ma non perché ci sia una mancanza da una o dall'altra parte, è che gli imprenditori preferiscono prendere tre persone al costo di una, o no? E adesso si va verso l'intelligenza artificiale. Ora, l'intelligenza artificiale, se l'avete provata e se non l'avete fatto, io vi consiglio di provarci, anche se in Italia il garante della privacy l'ha bloccata. Non è che si è preso il tempo, ha detto, oh, gli diamo un periodo di grazia, tanto lo stanno utilizzando già tutti quanti, diamogli un periodo di grazia, no. E ha detto, dovete chiudere in Italia. E così hanno fatto quel di ChatGPT. ChatGPT disabilitato per gli utenti italiani, per il garante della privacy, perché sta facendo giustamente delle verifiche. Per quanto mi riguarda è stata troppo immediata questa soluzione, che poi soluzione non è, perché ve lo spiego io. Guardate, ho l'abbonamento a NordVPN, ormai ne parliamo da tanto, no? È sponsor del canale, vado su connessione rapida per permetterci di essere sicuri e tranquilli anche durante la navigazione standard. Però se io volessi ad esempio collegarmi in un server ovunque nel mondo, prendiamo in Australia, dall'altra parte proprio del mondo, faccio aggiorna, eccolo qua, facile e veloce. Se io scrivo ciao come va, lui mi risponde, ciao, sono un'intelligenza artificiale e non ho sentimenti come gli esseri umani.
Quindi il problema si bypassa velocemente, ma ci tengo a sottolineare che con NordVPN ci sono tutta una serie di protezioni con il costo di un abbonamento annuale che anche soddisfatti e rimborsati. Io come al solito vi metto il link, provatelo, tanto avete soddisfatti o rimborsati, poi se non vi piace cancellate la sottoscrizione e vi vengono rimborsati immediatamente i soldi. C'è una sicurezza aggiuntiva perché vi protegge anche i file, quindi fa da antivirus, c'è la protezione sul web, c'è il dark web monitor che vi fa capire se le vostre password sono state rubate. E devo dirvi la verità, tanti anni fa sono state rubate alcune mie password, ovviamente le ho cambiate, però qui mi fa piacere che mi ha fatto vedere che c'erano questi problemini che andrò a risolvere. C'ho 18 fughe di dati, meno male già risolte in passato, però mi ricorda che ce le ho ancora salvate. Ora che sapete come utilizzare ChatGPT in Italia anche se è bloccato, Provatelo perché solo così vi rendete conto delle potenzialità dell'intelligenza artificiale. Ora ripeto, ChatGPT non è nemmeno quella più avanzata come intelligenza artificiale. C'è Midjourney che nell'ultima versione, non so se avete visto, ultimamente hanno girato tantissimo le foto del Pava vestito da rapper praticamente. Nell'ultima versione non ha nemmeno più problemi con le dita. Questo perché? Perché se vi ricordate, qualche immagine creata con Midjourney un po' di tempo fa era facilmente riconoscibile guardando le mani delle persone. Magari vi metto qualche esempio qua e là. Se guardate le mani, spesso le dita, ecco, non sono fatte bene, è lì che le riconoscete la gabola. Oggi hanno fatto l'aggiornamento facendo vedere che le mani sono perfette. Ma c'è anche l'intelligenza artificiale basata sull'audio, ovvero tu gli dai un input di pochi secondi in effetti della tua voce, un campione vocale, e poi gli fai dire quello che vuoi. Anche, mi sembra, David Guetta, non vorrei dire una stronzata, ha fatto cantare Eminem in un suo brano, ma in realtà non era Eminem, era semplicemente l'intelligenza artificiale che aveva campionato la voce di Eminem. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. Insomma, quello che voglio dire è che ci potrebbe realmente rendere stupidi, perché ci va a semplificare troppo la vita. E questo potrebbe impigrirci. Ricordiamoci che il cervello umano è pigro. Oggi tu potresti chiedere 10 frasi intelligenti da mettere su internet e te le scriverebbe l'intelligenza artificiale senza alcun problema. Tu saresti lì a grattarti, perché il lavoro che faresti magari in mezz'ora di tempo, scrivere quelle 10 frasi intelligenti, se ci riesci in mezz'ora, buon per te a volte, l'intelligenza artificiale te lo fa in un nanosecondo. Ed è tutto qui. Il punto è che mi fa paura, perché ci renderà stupidi. Non è che c'è un punto di domanda, ci renderà stupidi, lo farà, perché siamo abituati, il cervello è pigro, quindi va in risparmio energetico sempre e comunque. Se gli dai uno strumento per semplificarsi e semplificare la vita, lo utilizzerà sempre. E più diventeranno alla portata di tutti, più questa roba farà paura. Senza contare che anche Elon Musk e alcuni potenti del mondo stanno chiedendo a gran voce di sospendere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Elon Musk è fondamentalmente il fondatore di OpenAI, che ha ChatGPT. Ok? Se noi andiamo a leggere una parte della lettera aperta che ha scritto, questi sistemi di intelligenza artificiale possono comportare gravi rischi per la società e l'umanità. I potenti sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero essere sviluppati solo quando saremo sicuri che i loro effetti saranno positivi e i loro rischi saranno gestibili. Ecco, qui c'è la parte completa della lettera. I sistemi di intelligenza artificiale contemporanei stanno diventando competitivi con gli esseri umani in compiti generali, e dobbiamo chiederci se sia il caso di lasciare che le macchine inondino i nostri canali di informazione. Perché è importante questo passaggio? Immaginate un esercito di fake news probabili
che invade tutto il nostro pianeta. Con l'intelligenza artificiale si può fare in 4 click. E non sto scherzando, 4 click. Il malintenzionato, una volta fatta lo script, basta inserire quello che devono effettivamente far scrivere alle macchine e potrebbero creare centinaia, se non migliaia, di diversi articoli e espanderli per tutto il mondo conosciuto. Questo potrebbe influenzare le masse tantissimo, come è già stato fatto in effetti. Non sarebbe il primo scandalo di questo tipo, ma dovete allargare un po' il pensiero nell'intelligenza artificiale. E qua non voglio diventare complottaro, anzi, ve lo faccio direttamente dall'intelligenza artificiale. Un possibile scenario catastrofico dell'intelligenza artificiale è quello in cui una super intelligenza artificiale emerga e diventi una minaccia per l'umanità. Una super intelligenza artificiale sarebbe un'entità che supera di gran lunga l'intelligenza umana in ogni aspetto e ha la capacità di automigliorarsi rapidamente. Se una super intelligenza artificiale diventasse ostile verso l'umanità, potrebbe utilizzare i suoi poteri per distruggere l'umanità stessa. Anche se questo scenario è attualmente solo una possibilità teorica e non ci sono prove che una super intelligenza artificiale ostile possa emergere in futuro, molti scienziati avvertono che questa è una minaccia che dovrebbe essere presa seriamente e affrontata con cautela. Bene, ora potete scrivere ebook, potete fare delle foto, potete divertirvi come volete, ma questa roba, l'intelligenza artificiale, va assolutamente regolamentata per il bene di tutti quanti. E non sto scherzando, non sto scherzando. Però immaginate delle armi di distruzione di massa super intelligenti. Già sono intelligenti, già arrivano al bersaglio, no? Ma immaginate ancora più intelligenti. E immaginate che le intelligenze artificiali imparino per rinforzo da sole e comincino a dialogare e a influenzarsi a vicenda. Ecco, immaginate tutte queste cose e immaginate che Elon Musk sta costruendo degli automi, dei robot che sarebbero poi a disposizione di tutti quanti. Beh, Terminator era un film. Però fatemi sapere che ne pensate.